oltre 300 alunni, l'intero liceo artistico Apolloni e le terze medie dell'Istituto Padalino hanno assistito all'incontro organizzato giovedì 6 ottobre nel cortile della scuola di Via Lanci con Salvatore Settis, archeologo e storico dell'arte, autore del libro Paesaggio, Costituzione e Cemento, la battaglia per l'ambiente contro il degrado civile. Parlerò con Domenico Lo Surdo e Bruno Zanardi di paesaggio in relazione al mio ultimo libro Einaudi, che di questo tema si occupa. Esempi in zona. Io direi che degli esempi molto belli sono stati portati dalla mostra Intruders, che era nella Rocca di Senigallia qualche mese fa e ora è a Modena, e cioè una serie di fotografie di luoghi prestigiosi abbandonati, che fa pensare come mai gli italiani continuano a lasciare dietro di sé una scia di rovine, conventi, ospedali abbandonati, continuando a cementificare suolo agricolo. Dovremmo cercare di sviluppare un discorso sul riuso, riusare quello che abbandoniamo anziché abbandonarlo e costruire nuovi condomini, nuovi ospedali, nuove costruzioni che distruggono il suolo agricolo così prezioso per noi. Nel suo libro c'è in particolare un esempio che possiamo citare? Nel mio libro ci sono tanti esempi, il più drammatico esempio è il ponte sullo stretto di Messina, che si vuole costruire sulle rive più franose d'Europa senza porre un rimedio alle frane, tant'è vero che nella frana di Giampilieri sono morte 39 persone. Professore, lei è qui anche per un altro appuntamento, la seconda giornata del Centro Studi Vitruviani. Quali sono gli obiettivi di questa seconda giornata e come sta reagendo al mondo accademico a questo centro studi? Io credo che un centro di studi su Vitruvio fosse una necessità, data l'importanza e la centralità di questa figura. Il fatto che sia a Fano sia molto significativo, la reazione internazionale è molto buona, qui avremo un convegno dove c'è il più importante studioso oggi di Vitruvio, Pierre Gros, che è francese, dove c'è Howard Burns, che è il più importante studioso di Palladio, che è scozzese, dove c'è uno spagnolo e così via, dove la centralità di Vitruvio verrà utilizzata per costruire un discorso veramente internazionale, ed è importante che la cosa accada qui a Fano. Gli appuntamenti iniziano oggi, alle 5 ci sarà una cerimonia molto importante per noi e molto significativa, perché il Comune di Fano conferirà la cittadinanza onoraria a Pierre Gros. Pierre Gros è l'archeologo francese più importante del Novecento ed è il più grande studioso di Vitruvio, credo non solo del Novecento. Domani avremo questo per noi importantissimo convegno dove i più grandi studiosi al mondo di questa materia saranno a Fano tutti insieme, questo ci riempie d'orgoglio nonostante la grande fatica organizzativa, a trattare un tema di straordinario interesse che è quello del rapporto tra disegno e architettura nell'antico e come il rapporto tra disegno e architettura attraverso la rilettura dell'architettura di Vitruvio ha influenzato tutta l'architettura rinascimentale. Il sabato ci vedremo tutti alla Galleria del Furlo, dove verrà riaperta dopo i lavori di recupero l'antica galleria della Via Flaminia, quindi si tratta di un altro evento archeologico di grande rilevanza ancora negli obiettivi del centro studi, perché noi abbiamo come nostro scopo quello certo di promuovere la ricerca, di valorizzare gli studi, ma anche quello di promuovere e valorizzare il nostro territorio.